La signora ha detto di non lasciare testimoni, eh? Mia moglie e mia figlia. Sono giù in Calabria dai miei. Bella famigliola, complimenti. Non vedo l'ora di tornare giù da loro. Poi, sinceramente, da quando non c'è più Crotone, come ti posso dire, non si respira più quell'aria di famiglia. E poi con tutti questi russi del cazzo non si capisce una bene amata minchia. Ma questa casa di che è? È una lunga storia. Apparteneva a un costruttore a cui e Crotone avevamo prestato dei soldi, a Sciozzo. E poi non ce l'ha fatta più, sai com'è. E com'è che adesso è passata a loro? Don Mario Crotone l'ha regalata alla signora nel periodo in cui era innamorato di lei. Che te devo dire? Che ti avevo detto? Quando finirai in un pilone di cemento armato, ricordati che ti avevo avvertito, no? Sono riuscito a prendere la targa. Solo sorrisi e petali di rosa. Questa multa gliela porto io a quei disgraziati, va bene? Sei sempre così premuroso, tu. E questo non è niente, perché adesso ci andiamo a fare un bel aperitivo. Però... analcolico, certamente. Chi è Cesare Cesaroni? Io. Ah, quindi il furgoncino parcheggiato qui davanti è suo? Eh già. Questo è il verbale per il quasi tentativo di omicidio di questo pomeriggio. O questo o la galera. Questo. Bravo. Mi servono gli estremi della sua patente. Ce l'ho di là, guardi. Anzi, con l'occasione sfilo direttamente alla cassaforte dal muro e gliela porto, che tanto non è che... Pronto? Oh, Pieretto. Ciao, ciao, ciao. T'avevo cercato, sai? Sì. Sono riuscito finalmente a far cadere la collega. Da Barilone, sì. Oggi il marito l'ha fatta proprio incazzare. Sì, io l'ho consolato un po'. E lei ha accettato questa sera di venire a cena con me, all'Orsa Maggiore. Sì, quello con le camere sopra. Esatto. Italo-Germana 4-3. Ora devo andare via, c'ho da fare, ciao. Ecco a lei. Questo se lo viene a prendere al comando domani mattina, va bene? Stare zitto, zitto! Non lo voglio in casa mia! Ho detto che non devi parlare, devi stare zitta, capito? Cretina! Tu mi devi solo obbedire! Grandissima cretina! Amonente! Maria! Maria! Che ci fai là in palazzo? Scendi a darmi una mano, sbrigati! Cazzo di femmina! Tano! Non c'è, se ne scappò! Come se ne scappò? Da Indra, non c'è! Muovetevi, sbrigati! Andate a vedere di là, muovi! Dove? È scappato! Come è scappato? È scappato, che ci... Vieni! Non fare un no davanti al bambino! Giovannino, vai fuori! No! Vai fuori, t'ho detto! E adesso cosa gli racconto a quelli là? Eh? Cosa gli racconto? Ah, disgraziata! Grandissima disgraziata!
hai sparato, butta! Disgraziata, li dovevi sparare! Buttana! Sparatelo! Ammazzatelo, stupenza e merda! Questa è terra di Giuseppe Arezzo. E non si ammazza nessuno senza il suo ordine. Legalo. Riportalo dentro. Ammazzo tutti. Pezzi di merda. Lo sai che c'hai le ore contate? Ho chiesto ad Arata di ammazzarti con le mie mani. Pezzi di merda. Gli altri stanno arrivando. Prendo la pala e voglio scavare la fossa. Bella è papà. Prendi il bambino e portalo a casa. Perché? Che cosa vuoi fare? Non sono affari che ti riguardano. Fai quello che ti ho detto e basta.